Oh, parlo di YouTube! Ora chi che sei qua? È il Mustang de Padova! Sì! 1-0 e dovevo vincere anche di più di 1-0. Una trasferta complicatissima in cui abbiamo anche sofferto, ma saputo soffrire. Ma la cosa più importante è che abbiamo giocato. Ed sono un po' di partite che stiamo giocando. Il cambio modulo sta facendo effetto e io, ragazzi, ve lo dico dal giorno 1. Ve lo dico da Mantova Padova, quel giorno là. Avete visto che è servito il cambio modulo? Poi, sono passate quelle settimane famose che vi dicevo a gennaio, in cui i nuovi si devono integrare, si sono integrati molto bene, possono ancora migliorare, ma si sono integrati alla grande comunque, e conto ancora di vedere miglioramenti, ve lo dico. Poi oggi, diciamo, la critica va fatta sotto porta perché abbiamo sbagliato troppi gol. Bortolussi, vabbè, che poi è stato anche prodigioso il portiere Ombra, che mi sa che si è bevuto poche ombre. vabbè, battuta pessima del Mustang. Vabbè, comunque, troppi errori. Fusi si è mangiato un gol clamoroso. Capelli nel finale se ne è mangiato un altro. Poi attraversa di Varas e ne ha avute di occasioni. Poi anche con una squadra come Renate, che vabbè, poi si è sbilanciata, però. Fino al gol è stata molto concentrata. Il primo tempo ha rischiato poco. Nella seconda parte del secondo tempo, anzi, diciamo nell'ultimo terzo del primo tempo, scusate, abbiamo sofferto. Sono andati vicinissimi al gol. Salvataggio sulla linea pazzesco dei nostri dopo un pasticcio. Però poi, ripeto, difesa è andata bene. Faedo, la coppia dell'Icardi-Faedo funziona. Kirwan sulla destra come terzino va più che bene. Poi vabbè, c'è sempre la solita staffetta Favale Villa. A me piacciono entrambi, vi dico la verità. Cioè, ci sta dopo. È difficile scegliere anche chi deve essere il titolare. Oggi Favale mi è piaciuto molto, è entrato molto bene anche Villa. Oggi però, ragazzi, anche un Chrisetig che ho visto padrone del centrocampo. Non ho sentito la mancanza di Radrezza. E questa è una cosa importantissima perché noi pendavamo dai piedi di Radrezza, adesso non più. Poi vabbè, cioè, vi ho detto, il solito immenso Varas. Fusi, ragazzi, è uno anche che si impegna tanto, però vedete, quasi manca la tecnica a Fusi. Ha fatto anche un tiraccio nel primo tempo che è andato tutto storto. Ragazzi, io non ce l'ho con lui, anzi, è uno che è veramente sempre da applaudire per l'impegno che ci mette. Però io, se recuperiamo uno dei giocatori tra Bianchi e Dezzi, che tra l'altro è andato molto bene Dezzi, che hanno più tecnica sicuramente, io opterei per mettere loro. Tra l'altro, appunto, Dezzi con questo 4-3-3 vedo che comunque si è integrato abbastanza bene, cioè almeno oggi è entrato molto bene. E sarebbe un giocatore tecnico che se tu gli dai continuità ti può dare molto. Cioè, per me, guardate che tecnicamente Dezzi non ha niente da invidiare a Varas, se non ha niente da invidiare a Radrezza e a Chrisetig. Cioè, per me è fortissimo, sarebbe fortissimo poi. Io, sapete che è un po' un mistero, un oggetto misterioso da un anno ormai, anche di più forse, il buon Jacopo Dezzi. Poi, anche Zamparo comunque si sta ambientando bene. Vedo anche che Tordini subentra sempre, subentra anche benino, tutto sommato. Capelli gioca più avanti, bene anche che giochi Capelli, perché Capelli, ecco, col cambio modulo temevo che giocasse meno. Invece, guardate, oggi ha trovato spazio. Ecco, un Valente che è forte, però forse ancora deve trovare la quadra giusta, però insomma, la condizione giusta più che la quadra. Però vabbè, dai, insomma, ripeto, questa squadra sta crescendo, recupera punti sul Mantova. Adesso qua un po' mi viene da dire cazzarola, ma non potevamo cambiare prima sto modulo? Potevamo cambiarlo prima, porca miseria. Perché io lo dicevo fin dall'inizio, se vi ricordate. Dopo vabbè, i risultati ci hanno anche dato ragione, però anche le prestazioni adesso, perché prima le prestazioni non parlavano tanto, adesso parlano anche le prestazioni, che è importantissimo. Vabbè, comunque sia, la cosa, volevo parlare della classifica. Comunque, vabbè, ultima cosa su Torrente, poi parlo della classifica. Torrente comunque, ragazzi, va applaudito, anche se magari l'ha fatto un po' in ritardo, ma va applaudito. Quando uno ha il coraggio di cambiare, e dopo tiene anche dei bei risultati, ma solo il fatto che abbia cambiato va applaudito. Poi abbiamo cambiato in un momento in cui dicevi, vabbè, non arriveremo mai, siamo lontanissimi, e dici, a sto punto facciamo gli esperimenti per i playoff, che è quello che ho suggerito io. Però io a oggi, guarda, sta funzionando tutto quanto. Bravo Torrente che hai avuto il coraggio. Sei da applaudire, veramente. Ma io ho sempre detto che eri un bravo allenatore. L'ho sempre detto. Quando c'è da criticare lo si fa, è giusto così, perché è una forma d'amore, come vi ho sempre detto. Però io guarda, sono fiero di te che hai fatto questa cosa. Sono fiero. Poi non arriveremo primi, probabilmente, ma sono fiero di te lo stesso. Mi dispiace appunto che la classifica, allora,
Ci stiamo avvicinando, siamo a 4, però io non so, sento puzza di Südtirol di 2 anni fa, che noi avevamo recuperato nella seconda parte di stagione. Siamo arrivati addirittura alla penultima, che eravamo a meno 2, forse, più o meno, da Südtirol. Però poi ragazzi, è stata amareggiante, sei arrivato secondo, poi lasciamo stare i playoff, che è stato anche quello deprimente. E quindi diciamo che da un lato ti si riaccende la speranza, però ti viene il malessere. Perché adesso 4 punti, ragazzi. Parliamoci chiaro, si possono recuperare. Abbiamo visto che questo Mantova, che gioca bene a calcio, sicuramente è la squadra che gioca meglio di tutte, però non è perfetto, non è una macchina perfetta. Poi in Serie C è difficile trovare una macchina perfetta, cioè lo era forse il Catanzaro l'anno scorso, per dirvi. E quindi ragazzi, beh, almeno adesso c'è un campionato, c'è un campionato. Ripeto, spero di non rimanere troppo scottato, però vabbè, dai. Sono contento. Oggi abbiamo una giornata da ricordare. Siamo a meno 4, va bene, lo scontro diretto che è a sfavore e tutto quanto, però guardate, guarda, calma, sono contento e godiamoci questo Padova che può solo che migliorare, eh. Possiamo solo che migliorare. Iscrivetevi al canale YouTube se volete, mettete mi piace, sempre Forza Bianco Scudati. Ciao!